Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, qui Inti87. Allora ragazzi, recensione di oggi, voglio fare l'unboxing dell'ultimo coltello che ho preso. È un coltello che diciamo non vedo molto, comunque almeno nei vari gruppi forum e appassionati. In Italia è un coltello che ho un po' sono andato un po' a cercarmi le caratteristiche eccetera, mi aveva un po' colpito all'inizio e mi sono un po' documentato su questo coltello, ho trovato anche recensioni alquanto positive e su questo coltello e quindi ho detto ma magari vale la pena provarlo e vedere di cosa si parla. Ovviamente il coltello l'ho preso oggi. Quindi non l'ho provato a fondo sul campo, non ci sono, diciamo, giorni e giorni di utilizzo, quindi questo qui sarà solo un unboxing e la spiegazione di alcune caratteristiche del coltello. E poi, mano a mano, magari vi aggiornerò, vedremo anche qualche prova, recensione sul campo di questo coltello. Però per adesso ecco solo un mostrarvi il coltello, parlarvi di questo coltello, capire un attimino cosa c'è dietro questo coltello, di che coltello si tratta. Allora, preso da Lamnia, il discorso dell'accetta è ancora in ballo, quindi vi aggiorno anche su quello. L'accetta io l'ho rispedita e adesso sono in attesa, loro sono in attesa di ricevere il prodotto. Mi hanno detto che faranno poi non so se un buono o qualcosa, eccetera, di rispedirgli l'accetta. E così ho fatto il Tomahawk dell'American Tomahawk, che ad oggi ha riconfermato il fatto che non è assolutamente un prodotto da utilizzare per boschi in modo intensivo, con quel manico, no, che avete visto che si muoveva terribilmente, insomma. Comunque, poi magari se ci sono sviluppi io vi aggiorno mano a mano. Vediamo il coltello. Allora, coltello che arriva, vabbè, con la sua solita scatola di Lamnia, package molto minimale. La scatola effettiva del coltello è questa. Allora, vedete, il marchio c'è, non ci sono scritte, a parte un'etichetta che si vede qui dietro. Andiamo subito a vedere il coltello. Il coltello è questo, ragazzi. Per chi non lo conoscesse, no, non ci sono etichette adesive ni niente. Molto semplice. Il coltello è questo. Subito la prima cosa che cade all'occhio, uno dice, è un Falkniven. No, non è un Falkniven, ma è un coltello. Qui poi vi farò vedere il Falkniven che avete già visto in altri video. Si tratta del coltello Yacht Kit KNV2. È un coltello svedese. È un coltello che a quanto pare, o almeno loro si vantano del fatto che è prodotto, che è un coltello in dotazione alla polizia, i corpi speciali della polizia svedese. Fodero in Kydex, il coltello è questo, ragazzi. Questa è la versione con manico verde PTE, comunque un materiale plastico, manico verde TPE, scusate, TPE, manico verde sullo stile dei Falkniven, anche a codolo passante. E l'acciaio di cui è composta la lama è un acciaio che è 99CR18 MOV impresso sulla lama. Qui vedete la scritta del produttore Yacht Kit KNV2. Io ovviamente spero questo coltello di farvelo vedere poi anche in un utilizzo sul campo. Allora, che particolarità ha questo coltello? Scusate, sono un po' raffreddato. Allora, questo coltello ha la particolarità di avere un bordo a V. Si vantano del fatto che hanno un bordo a V,
convex, non bordo a V, scusate, un bordo convex, più convex di altri coltelli. È un coltello, come vi dicevo, che loro appunto si vantano del fatto che è un coltello in dotazione alle forze speciali della polizia svedese, e è stato scelto sulla base di alcuni test tra vari brand svedesi, ovviamente tra Mora e Falniven, modello F1, S1 e altri modelli di coltelli Mora, e questo coltello ha resistito meglio diciamo della concorrenza di questi altri brand. Vediamo un attimino le specifiche. È un coltello che ha una lunghezza totale di 234 mm, una lunghezza di lama di 110 mm, uno spessore di 5.1 e un peso di 214 grammi. È un acciaio inossidabile, il fodero in vero kydex, devo dire abbastanza valido, coltello non sballonzola, in più lo chiudete in questo modo, resta bello stabile. Qui è una striscia di vetro per aprirlo, per non dover sempre sfilare il cinturone, fissata con queste viti, devo dire che non male. Allora, questo coltello si vantano nel fatto che è fatto con questo acciaio, che è un coltello. Allora, l'azienda è svedese, ok? Il progetto è svedese, il coltello viene realizzato in Cina. L'acciaio usato è questo acciaio che dicono particolare, tramite la tecnologia L'ESR, cioè si fregiano del fatto che questo reticolo di questo acciaio con questa tecnologia renda un grano più omogeneo e più resistente, con una tenuta del filo superiore e anche che resiste meglio ad abusi, eccetera. Questo da valutare. Comunque io ho visto anche diverse recensioni e chi l'ha provato sembra che concordi un po' su questo aspetto. Un coltello che questo sta intorno ai 140 euro, 150 euro, poi c'è la versione con lama brunita, militare, eccetera, che è un po' più costosa, però comunque 140-150 euro, quello che costa magari in F1, lo prendete. Un pochino più grande dell'F1, un po' più spesso, somiglia, però è un altro coltello proprio. Il bilanciamento è arretrato, quindi sì, più o meno qui, comodo in mano, devo dire, molto comodo in mano, affilato. Allora, vediamo un po' come è arrivato dall'azienda. Sì, dai, non proprio un bisturi, non proprio un bisturi, però sì, dai, taglia abbastanza bene. Poi magari stroppandolo si fa guadagnare ancora qualcosa in più. Ve lo metto a confronto con il Falniven F1. Allora, innanzitutto fodero, vediamo poi i punti forti uno dell'altro. Fodero, sapete, questa è la Falniven, veramente poca cura, una roba abbastanza dozzinale, i foderi della Falniven. Coltello che conoscete tutti. Io questo qui, non so se l'ho stroppato, sì, l'avevo stroppato, riaffilato, comunque taglia veramente bene. Lo uso abitualmente. Allora, i bordi, l'F1 un po' meno spesso, qui vedete anche le differenze di lunghezza, è anche un po' meno spesso l'F1, di lunghezza, di spessore. Il bordo dell'F1 è un convex, full convex. Qui io ho un po' di dubbi sul fatto del,
pieno convex, perché mi sembra più un flat che poi si convessa al filo, non... mentre invece l'F1 è proprio un full convex, bisellatura convex che finisce a zero. Questo sembra un flat, ok, che però va a convessarsi nella parte del filo. Coltello che ha garantito 10 anni dall'azienda. L'azienda lo dà come un coltello estremamente resistente, estremamente valido, con una tenuta del bordo superiore, una resistenza agli urti, agli impatti e all'uso gravoso superiore. Questo poi lo vedremo insieme. Vedete? Io posso dire che come affilatura, per chi magari vuole confrontare questi due coltelli, l'F1 arriva con un'affilatura pazzesca e ha delle doti di taglio, secondo me, superiori. Qui ho un po' di legna, volevo un attimino farvi vedere come tagliavano. Questa è legna secca, faggio secco, Vedete, ho preso volutamente un legno secco con... quindi più difficile per da tagliare, insomma, in modo preciso, fine. L'F1 veramente fa truccioli e lavori di taglio veramente in modo pazzesco, entra veramente tantissimo. Vedete? Vediamo un po' quest'altro coltello, il Yacht Kit. Anche questo devo dire, comunque va, anche se secondo me l'F1 di più. Ma comunque taglia, ragazzi, non è che non taglia. Secondo me con una bella stroppata si può anche migliorare, può ulteriormente migliorare. Vedete, ha la lama un po' più alta dell'F1, questo agevola un po' sullo spacco e penalizza un po' sul lavoro più fino, secondo me. Il filo dell'F1 comunque per me è superiore, taglia nettamente di più, da nuovo, da appena arrivato, vedete che il mordente come entra. È uno dei coltelli più taglienti che a me piace tantissimo, non c'è storia con tanti altri coltelli, insomma. Vedete? Pure questo comunque non è male, non è male. Che dire, fodero nettamente migliore questo, secondo me, dello Yacht Kit. Nome che è improponibile a pronunciarlo, Yacht Kit KNV2. E questo acciaio è cinese, però a detta loro e a detta di tanti che l'hanno usato, sembra un prodotto estremamente valido. Questo poi lo testeremo mano a mano e vedremo se è così. Viene con questo bordo quasi a specchio, vedete, molto lucidato. Il dorso non è troppo aggressivo, può essere usato col Firesteel, ma lo vedremo poi proprio sul campo, anche se non è aggressivo. Meno di quello dell'F1, però dovrebbe funzionare col Firesteel. Comunque, quando si lavora di spinta, almeno non dà fastidio. Coltello che va bene, loro lo danno appunto anche per la caccia, indicato anche per la caccia, l'escursionismo, il bushcraft, tutte queste applicazioni dove una lama medio-piccola, molto tagliente e robusta, può essere utile. E appunto ce l'hanno in dotazione queste forze speciali. In giro c'è, se guardate in rete trovate anche qualche foto
di quello che vi ho detto, la garanzia di 10 anni, come vi dicevo, poi anche lì da vedere. Il fodero è ben fatto, c'ha uno scolo qui per i fluidi, qui ci si può attaccare il paracord, molto bello, non sballonzola nulla, è preciso, molto meglio di quello del Farniven. Sulle doti di taglio, secondo me il Farniven arriva meglio affilato, meglio, più penetrante, però devo dire non è male questo, comunque, a primo impatto, ecco. Scatola proprio anonima, completamente anonima, però nel loro sito poi ci sono tutte le iscrizioni, quello che vi ho detto. La durezza è 59 HRC. 99 CR18 Mob sta per... è una versione migliorata praticamente del 440C. Quindi c'è una percentuale maggiore di carbonio, al 99% quasi di carbonio. No, al 99%, sì, quasi l'1% di carbonio. Ok, quindi sembra che abbiano una tenuta del filo, da quello che dicono, superiore ad altri tipi di acciaio. Superiore anche al VG10, una tenuta del filo, però questo, ragazzi, questa è la pubblicità spesso, sono numeri che dicono le aziende, poi dopo i fatti non sempre combaciano, avete visto l'esempio anche del Tomahawk, quindi bisogna le robe bisogna provarle nel tempo e utilizzarle realmente, però sembra ben fatto, devo dire. Finisce a zero, panciuto, affilatura convessa, codolo esposto come l'F1, coltello che poi vi dirò mano a mano. Primo acchito devo dire non male, devo dire. Vedremo se questa produzione comunque asiatica, dietro specifiche svedesi, è all'altezza oppure no. Che dire, la recensione sullo Yacht Kit KNV2 finisce qua, l'unboxing. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo coltello, che non so quanti di voi se l'avete già visto, lo conoscete, l'avete mai visto, vi è incuriosito. Fatemi sapere. Un saluto a tutti, vi auguro una buona serata. Ciao!